Ciao! Oggi ho conosciuto colei che chiamerò la signora Equilibra, Patrizia, che ringrazio tantissimo e che ho conosciuto grazie alla mia amica Silvia, e ringrazio anche lei, che mi ha omaggiato alcuni prodotti da provare e non mi ha portato dei prodotti a caso, ma informatasi sulle mie esigenze e necessità, mi ha portato dei prodotti specifici soprattutto per capelli che vi mostro subito, ma prima vi mostro queste confezioni troppo carine piccole, queste mini confezioni di salviette che mi ha portato e di cui ovviamente, così come degli altri prodotti, vi parlerò man mano che le utilizzerò. Le prime sono, sono tutte e tre della linea L'Aloe. Le prime sono salviette struccanti viso e occhio, occhio uno, l'altro lo lasciate così com'è, con 20% di aloe vera, oftalmologicamente testate, e sono queste qui. Le ho detto subito, le trovo veramente belline queste confezioni piccole, perché uno se le può portare in borsa o se viaggia in un beauty senza occuparsi chissà che spazio. Poi le altre sono salviette esfolianti, ce ne sono 6 pezzi. E mi ha detto che c'è una parte che serve per esfoliare e un'altra che serve per idratare. C'è anche nel disegnino, ecco. Come vi dicevo, queste sono 6 pezzi. Sono curiosissima perché non le ho mai provate. Qui, no, ma anche in quelle, in tutte, è specificato essere senza alcol, parabeni, petrolati e sfolianti chimici aggiunti, queste qui. Quelle struccanti sono senza alcol, parabeni, petrolati, SLS, SLS PEG. Vi piace il mio ciuffo che sta lì su? Non importa. Sono il pulcino Pio. E poi queste sono salviettine intime, delicate, anche queste con 20% di aloe vera. Qua ce ne sono 12, sono senza coloranti, parabeni, saponi alcalini, petrolati, SLS, SLS PEG, e il plus è che queste qui si possono gettare anche nel water. Anche queste sono da utilizzare, ve lo farò sapere, io le salviette intime le utilizzo molto, soprattutto in ufficio. Le ho trovate carine queste. Li ho trovati carini questi formati più piccoli. Poi, che cosa mi ha portato per i capelli? Allora, 2 prodotti della linea anticaduta. Uno shampoo anticaduta e fortificante con aloe, argan e cheratina, senza SLES ed SLS per 250 ml. Chi mi segue sa che di recente ho fatto un video in cui vi mostravo degli shampoo specifici appunto per anticaduta e per forfora, quindi questo shampoo non è casuale. Idem questa lozione anticaduta fortificante che sostanzialmente si usa come le fiale quando uno si compra le fiale. Per cui si applica sulla cute massaggiando sui capelli bagnati dopo lo shampoo e prima di asciugarli. Ve lo faccio vedere. È fatto in questo modo. Sono 75 ml e sono curiosissima, veramente curiosissima. Ovviamente portate pazienza, ma non vi so dire i prezzi perché e non li ho comprati e quindi non ve lo so dire, però Equilibra si trova facilmente in tutti i supermercati, anche se devo ammettere di non aver mai visto questo prodotto specifico da utilizzare prima di asciugare i capelli e per l'anticaduta. Quindi sono molto curiosa di utilizzarlo, anche perché questo posso iniziare a usarlo praticamente subito, mentre per gli altri devo aspettare di finire altri prodotti. Poi una maschera e un balsamo. Entrambi ristrutturanti. La maschera è in un barattolone da 200 ml ed è una maschera nutriente ristrutturante.
Anche questa, la linea è fitosinergia di tutti e quattro i prodotti, ma forse non è la linea fitosinergia, non lo so. Forse vuole soltanto dire che c'è la fitosinergia di aloe, argan e cheratina, è ignorante che sono. Comunque questa è la maschera di cui ho sentito parlare molto bene. E poi ancora questo balsamo, anche questo ristrutturante rinforzante, che dovrebbe aiutare ad avere capelli corposi e forti. Questo qui sono 200 ml, 12 mesi di PAO, e vi farò sapere come mi troverò. Sono molto contenta, provo dei prodotti diversi, cioè ho tanti prodotti nuovi da provare, tutti diversi, di brand diversi tra loro, ma va, guarda caso. E niente, sono molto contenta. Io nella foto che ho messo su Instagram li avevo messi dentro a questo contenitore bellissimo, regalo della mia amica Silvietta, che mi ha dato giusto appunto oggi, con i cuoricini. Guardate quanto è carino, come cadeau per la mia casa nuova. Peraltro io di questo brand ho già un contenitore simile a questo arancione, è un vaso dello stesso colore. Io amo questo brand e amo che qui non si vede, no, infatti non c'è scritto, sì, si vede qui, IVV, non si vede assolutamente niente, forse in controluce. Comunque io amo questo brand e tutte le cose che fa, peraltro con i cuoricini potete capire la tenerezza totale. Quindi grazie a Silvia, grazie a Patrizia, sono molto contenta di provare questi prodotti, e anche perché ve ne voglio parlare, insomma, dandovi delle informazioni precise il più possibile. In questo video inserisco anche un regalo che mi sono fatta come regalo di compleanno. È già da un po' che mi faccio regali di compleanno. Va bene, me li merito, sono stata molto brava e quindi me li merito. Allora, ho fatto un ordine sul sito di Net-a-Porter, anche di questo ordine ho messo una foto su Instagram, in realtà riferendomi a qualcosa di per me molto triste in quel momento. Ero veramente, come si dice, presa malissimo, però quando ho fatto l'ordine avevo scelto l'opzione confezione regalo, perché mi sono fatta un regalo e mi hanno mandato questa scatola bellissima. Magari se mi ricordo metto la foto. E questa scatola bellissima, infiocchettata, con dentro questi prodotti. Allora, che cosa ho preso? Questa cipria, questa palette. Ciao, salutate la videocamera. Questa palette di Hourglass con tre polveri al suo interno, che volevo veramente da tantissimo. E che vi mostro subito. Io amo Hourglass, amo le polveri di Hourglass. Per la verità, avendo provato anche dei rossetti, amo tutto quello che ho provato di Hourglass. La palette è questa, è abbastanza famosa, celebre e celeberrima. Le polveri al suo interno sono queste qui. Bellissime per la loro texture, per la loro delicatezza, per la loro performance, per tutto quello che sono, e che sono fantastiche le polveri di Hourglass, cioè sono fantastiche. Dentro ci sono una cialda della polvere Dim Light, Incandescent Light, Radiant Light, io credo. Non lo so in che ordine, non so se le abbiano scritte dietro nell'ordine in cui sono inserite, però vabbè. Questo colore qui l'ho utilizzato come blush sia oggi sia nel video Mi trucco con voi, in cui vi ho rifatto un make up che vi era piaciuto tanto. Ed è fantastico, non il mio video, ma fantastico il prodotto, bello.
Poi, peraltro, dovrò farne un altro perché mi avete chiesto il video anche su questo trucco. Magari vi faccio un zoomino. Ecco, anche sul trucco di oggi me l'avete chiesto. E io ve lo farò molto volentieri, per carità. Questa meraviglia che ho sulle labbra è Orione di Paola P. Che gli vogliamo dire a Orione di Paola P? Sei bellissimo, veramente bellissimo. Che cosa ho preso da Net-a-Porter insieme alla palette di Hourglass? Due prodotti di Anastasia Beverly Hills che volevo da una vita. Una è la Deep Brow Pomade nel colore Top. Chissà se lo vedrete mai, ma forse fa uguale, perché tanto adesso io lo tiro fuori dalla confezione e ve lo faccio vedere. Finalmente ho trovato il colore giusto. Per me il packaging ha il suo perché, come dire, fico anche questo. Perché, scusate, vi ho detto del che ho azzeccato il colore, perché ho preso anche di MAC, nel barattolino di MAC, quello con il colore più scuro, e è troppo scuro. In qualche modo cercherò di utilizzarlo, però è effettivamente troppo scuro. Questo colore è il Top, come vedete l'ho già usato, ve l'ho anche fatto vedere nell'introduzione del video di qui sopra. Se riesco vi metto anche, non so bene dove, di qua, fa uguale, la scheda con il video del trucco, dove nell'introduzione si vede che sulle sopracciglia ho questa e ovviamente l'ho applicata col pennello. Strano, non lo avreste mai detto. E poi ho preso gli stencil, eccoli qui, non li ho ancora provati perché li ho presi ma mi incutono anche un certo timore, ma ce la faremo. Qui ci sono un po' di spiegazioncine, ve li faccio vedere molto velocemente. Sono fondamentalmente le formine, per le imbranate come me, formine, non so come si chiamano, stencils, sono stencil che si appoggiano qui, sono molli, quindi seguono la forma delle vostre sopracciglia e devono aiutare nel appunto nel disegnarle. Sarà divertentissimo, non so che cosa combinerò, però anche queste le volevo da una vita e mi sono comprata tre cose che volevo da una vita. D'altronde tra poco invecchio e no, per distrarci dalla vecchiaia e dal vecchiume mi sembra giusto farsi dei regali. Bene, io ho finito. Sicuramente vedrete tanti video haul, tra questo, gli altri che ho caricato e altri che caricherò, però in questo momento io ho bisogno di distrarmi da tutta una serie di cose che mi pervadono e mi flagellano. No, vabbè, non voglio neanche fare la vittima, però in effetti non sono serena e mi devo abituare a tantissime cose e vabbè, e va bene così. Cos'ho qui? Sta roba. Vabbè. Niente, portate pazienza se vedete tanti video tutti uguali come tema, ma non ovviamente come contenuto, e cercherò di alternarli nei caricamenti, ma non è detto che sarà che ci riuscirò sempre. E quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima.